Cari amici, qualche giorno fa Federico Rampini ha scritto «La storia in costruzione, il tempo presente, quello in cui viviamo noi, io e te, è pieno di incertezze, di alternative e biforcazioni. Il futuro lo stiamo decidendo, un pezzetto alla volta e con gli occhi bendati, lungo un percorso che disseminiamo di errori umani. Perciò dobbiamo apprezzare il coraggio dei pensatori che si cimentano con la sfida di prefigurare il mondo che sarà». Sono dei temerari. Abbiamo bisogno della loro immaginazione. Dobbiamo navigare nei loro scenari senza perdere il nostro spirito critico. Io sono perfettamente d'accordo con queste parole di Rampini. Non mi accontento però. Infatti Rampini aggiunge «Quando sei nella tempesta e le onde sono alte, più alte di te, è difficile vedere oltre. Impossibile guardare all'orizzonte e tenere la bussola se troppo immerso». È per questo che da sempre mi affido a chi guarda più in alto di me, uomini, donne illuminate, ovvio, ma all'immaginazione dei pensatori, da sempre accosto però anche l'ispirazione della parola di Dio. Soprattutto la parola di Dio è stata per me prova di ispirazione, prova in cui Dio mi ha accompagnato, anche in quei momenti difficili, perché Lui sa dove finisce la tempesta e sa dov'è la fine, la soluzione di ogni cosa. Questo Dio straordinario che vede più lontano di me e che vede più lontano di noi e che può accompagnarci ancora anche in questo momento critico e difficile. Ancora oggi la sua parola mi indica la strada e noi possiamo navigare nei suoi scenari. E allora, restando ancora sulle parole di Rampini, senza chiedervi di abbandonare il vostro spirito critico, io vi voglio invitare a iniziare ancora una volta un'avventura insieme a me e insieme a questo Dio straordinario che ci racconta attraverso la sua parola la storia di un'umanità che ha un inizio e che ha anche un epilogo, una fine. Vorrei invitarvi quindi a guardare con me la storia così come Dio ce la racconta. La sua parola avrà ancora qualcosa da raccontarci, da dirci? Possibile che abbia ancora la forza oggigiorno di indicarci la strada? Ebbene, allora vi invito a seguirmi mercoledì alle ore 21, mercoledì 27 maggio alle ore 21 su hopechannel.it. Vi aspetto.